Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. E allora parliamo di questi esuberi. Parliamo di questi esuberi. Dopo il flop di Dai Cialò, il flop annunciato purtroppo da Giunduli, colpo di Giunduli, un giocatore acquistato, non so quanto, non mi sfugge. Al momento la cifra e la volta di Szczęsny Tech. Sì, perché Giunduli pensava ha fatto il passo più lungo della gamba, ha fatto il passo più lungo della gamba perché voleva lui sistemare Tech in un'altra squadra. Quindi cosa fa? Prende Di Gregorio prima ancora che il giocatore fosse sistemato, lo mette a bilancio e Szczęsny ancora è sul groppone fin quando oggi Szczęsny decide di rescindere il contratto e praticamente fa un favore alla Juventus. Non ti voglio prendere tutto l'ingaggio che ho, non voglio tutti i 7 milioni fino alla fine. Ti faccio un favore, Giunduli. Proprio ti faccio veramente la carità. Ti faccio. Perché è così che sono andate le cose, ragazzi. Le cose sono andate così. Giunduli ci fa la carità. E Szczęsny ci fa la carità. E decidono di rescindere con un conguaglio che non so la cifra, non so quando gli daranno a Szczęsny, ma sicuramente gli daranno qualcosa. Ma non è sicuramente quello che si aspettava la Juventus con l'affare di Gregorio Szczęsny. Quindi si registra un altro flop in casa Juventus da parte di Giunduli. Non voglio mettere Rugani perché ancora Rugani è qua. Rugani ancora è a libro paga della Juventus, ancora non si sa cosa vogliono fare con Rugani. Queste sono le operazioni di Giunduli, ragazzi. Non ci sono cazzi, io qui non mi sto inventando niente. Io non parlo di Vlahovic perché Vlahovic non l'ha preso Giunduli, non parlo di McKennie, non parlo di Kostić, forse Kostić ce l'ha preso Giunduli, non mi ricordo, non penso, non mi ricordo. Comunque, giocatori che non ha preso, che non ha preso Giunduli, lui non ha nessun tipo di responsabilità. Arthur, questi di qua, questi sono giocatori che lui non ha nessun tipo di responsabilità. Questi sono difficili da piazzare, però un grande dirigente riesce a fare anche dei miracoli. Non lo so, penso. Però su Szczęsny ha toppato alla grande. Quindi la Juventus invece di guadagnarci qualcosa, come si pensava all'inizio, che si potesse guadagnare addirittura qualche milioncino, ci rimette, non so, forse mezzo ingaggio, non lo so, ci sarà un 3 milioni, 3 milioni e 5 di buona uscita per Szczęsny, non tutta la cifra sicuramente, ma qualcosa gli daranno. Quindi si registra, anzi addirittura si parla anche di una minusvalenza, se non sbaglio, se non ho capito male. E quindi questo è un altro, diciamo, un altro flop targato aiuto. Speriamo che sia, diciamo, finita questa situazione dei flop, perché se no uno poi si allerta. Tutto là, ragazzi, tutto là. Tutto questo. Quindi Szczęsny è un esubero che finalmente saluta e si toglie del mezzo. Io a Szczęsny gli auguro tutta la mia solidarietà, gli auguro di, non so se vuole ritirarsi, se vuole continuare, se vuole fare qualche altra stagione da qualche altra parte, se vuole provare qualche altro campionato. Io non ho nulla con Szczęsny, lo reputo un buon portiere, non un fenomeno, ma non è neanche uno scarsone, nella maniera più assoluta. Un buon portiere, che tra i pali è uno che ci sa anche fare. Le papere le fanno tutti, ragazzi, su questo non ci sono dubbi. Quindi, detto ciò, si chiude la vicenda Szczęsny Juventus con una recensione consensuale. Ragazzi, io vi auguro una buona serata. Oggi ne abbiamo 13, già siamo alla vigilia quasi di Ferragosto e non lo so se ancora Coppa e Mares, visto e considerato che si dice che l'Atalanta abbia preso Brescianini, se non sbaglio, quindi non so se questo movimento può anche
dare un beneficio alla situazione Kop Myers Juventus. Non lo so, vedremo. Siamo qua. Ormai non ci resta che aspettare. Non vi dico le percentuali se questa operazione si realizza o non si realizza, non lo so. Onestamente parlando, non lo so. Però dall'operazione Kop Myers, secondo me, il voto poi finale cambia. E cambia anche di tanto, perché Kop Myers è un buon giocatore, un ottimo giocatore. Lo paghi caro, pazienza. Ormai ci siamo abituati noi a pagare caro le persone. Pazienza, e lo paghi. Speriamo che il giocatore invece uscito dal blocco Atalanta riesca a dare quello che ha dato anche all'Atalanta. Ma con Motta, ho fiducia con Motta, quindi non sono preoccupato. Vi auguro una buona serata, ragazzi, ma se ci incazzate sempre fino alla fine, forza Juve!